Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Terzo Tempo Live in diretta alle 17.35 per parlare diffusamente di calcio, il consueto riepilogo della domenica calcistica partendo naturalmente dal massimo campionato. Saluto Roberto Cherchi in regia, voi per l'attenzione. Allora partiamo dal massimo campionato, 24esima giornata, questa sera il posticipo tra Roma e Bologna con inizio alle 20:45. Vediamo com'è andata dunque in Serie A. Ieri ci sono stati, tra venerdì e ieri ci sono stati ben quattro anticipi. Vi ricordo naturalmente la situazione: Fiorentina-Juventus 0-2 giocata venerdì, Spal-Milan 0-4, Crotone-Atalanta 1-1, Napoli-Lazio 4-1. Queste tre partite sono state giocate ieri. Le partite invece della giornata di oggi: Atalanta, no, c'è qualcosa che non va. Avete messo una grafica che non corrisponde, non è questa la pagina della Serie A. Vabbè, possiamo andare avanti, facciamo così. Passiamo al campionato di Serie D, che è quello che ci riguarda più da vicino, perché ci sono cinque, ci sono formazioni della nostra regione, ci sono ben sette formazioni abruzzesi. Vediamo com'è andata in questa 23esima giornata, sesta del girone di ritorno. Tra l'altro spicca la vittoria del San Nicolò all'Aragona di Vasto, 3-2 il verdetto finale. San Nicolò che dunque vince una partita importantissima in chiave salvezza. Tra l'altro il secondo derby vinto dalla squadra di Montani nel breve volgere di qualche settimana, anche oggi in trasferta dopo aver espugnato il Mariani Pavone di Pineto. Questi risultati: Avezzano Sangiustese 0-0, Campobasso Agnonese 1-1, Castelfidardo Francavilla 2-2, L'Aquila Fabriano 4-0, Amatè il big match. Vis Pesaro batte Materica 2-1, Pineto Jesina 2-1, Pineto che torna a flirtare col successo dopo tre sconfitte consecutive, Recanatese Nero Stellati 2-0, San Marino Monticelli 0-0, a Vasto come detto dianzi San Nicolò batte Vastese 3-2, 3-0 per il Pineto, per il San Nicolò. A un certo punto del match, con i gol di Giampaolo sul rigore, è stato espulso anche Iarocci della Vastese, dunque Vastese in 10 sin dal primo tempo. Poi doppietta di Moretti nel finale, i gol di Bittai e De Feo, reazione però tardiva da parte della Vastese, quinta sconfitta nelle ultime sei gare per la squadra di Colavitto. Vediamo i riflessi sulla classifica: il Materica sempre in testa con 54 punti, ma si avvicina pericolosamente la Vis Pesaro, che è andata a battere il Materica proprio a domicilio nel big match di questa giornata. 50 punti per la Vis, Vastese 40, Avezzano 39, Castelfidardo 38. Si chiude qui la griglia a playoff. Attenzione perché l'Aquila si avvicina appunto i playoff, malgrado le traversie di natura societaria di cui vi abbiamo parlato con dovizia di particolari in questi mesi. L'Aquila 37 punti, oggi 4 gol al Fabriano. Tra poco vi proporremo anche qualche contributo del nostro Enrico Giancardi al termine della partita. San Marino 35, Francavilla e Sangiustese 34, Francavilla che ha inanellato il decimo risultato utile consecutivo, Pineto 33, Campobasso 32, San Nicolò e Jesina 25, Agnonese 23, Recanatese 21, Fabriano 17, Monticelli 15, Nero Stellati 8 punti. Dunque, valutando i play out, in questo momento il San Nicolò ha agganciato la Jesina. Sarebbe spareggio se finisse oggi il campionato di Serie D per evitare i play-out e quindi per centrare la salvezza. Ci sono ancora 11 giornate da disputare. Il San Nicolò davvero sta reagendo alla grande con Fabio Montani in panchina. Ricordiamo, questo è il secondo derby consecutivo vinto dal San Nicolò, tra l'altro in trasferta. Era già capitato un paio di settimane fa a Pineto. E c'è proprio Bolami al telefono, Bolami, Franco Bolami, presidente della Vastese. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, quinta sconfitta in sei gare, che cosa succede alla Vastese? Succede quello che succede nel pallone. Purtroppo, vedo io personalmente una squadra che sta tranquilla, una squadra che non sta reagendo, e purtroppo questi campionati che se non reagisci ti puniscono. Primo tempo, dopo 2 minuti sotto di un gol,
espulsione del difensore e si complica tutta la partita, però non è soltanto la partita di oggi. Purtroppo non è che penso più a sfortuna, perché la sfortuna fino a un certo punto. Qua subentra qualche altra cosa che bisogna vedere insieme, perché è impossibile prendere 15 gol in 3-4 partite. No? Infatti, anche col San Marino in casa il 4-0, ricordo perfettamente, poi ad Avezzano altri 3 gol, anche se poi la Vastese c'è un filo conduttore, reagisce sempre nel finale, ma tardivamente. Ma non è il fatto di reagire, non è che bisogna fare del contentino, io non mi accontento mai, sì. Ma la squadra deve essere sempre sul chi va là, l'ho detto sempre, questo è un cammino difficile, bisogna stare sempre con gli occhi aperti, purtroppo non lo capiscono e quando è troppo tardi ormai la fitta è già stata fatta. Certo, però, la reazione è stata tardiva, ecco, però che idea si è fatto, Presidente? Ma è un'idea che quest'anno è un cammino che noi ci vogliamo salvare, cioè la nostra partenza è un cammino di tranquillità e ci siamo, perché dopo 5 sconfitte siamo ancora terzi in classifica. Cioè, ti fa capire che un campionato diventato. Certo. Cioè, se mettiamo le 3 partite che ho perso con 9 punti, stavo là. Purtroppo sono arrabbiato perché non vedo la mia squadra come la voglio vedere io. Questo dico ai ragazzi. Sono arrabbiato per il risultato e per la prestazione, perché non si può prendere 3 gol con San Nicolò in casa 3-0. Non si può andare a Iesi e perdere 2-0 al primo tempo. Non si può andare a Bezzano dopo il primo tempo e prendere 3 gol. Questo dico io. Sono molto amareggiato. Però la partenza nostra del campionato era la vittoria, era un buon campionato, ci stiamo riuscendo, però. Però non si può. Certo, lei ha ragione, Presidente, l'obiettivo della salvezza che è già stata centrata, perché comunque insomma sono irraggiungibili le squadre di bassa classifica, però non è che si può andare in vacanza adesso. No, ma è peggio per loro, perché io dico ai ragazzi, la Vastese è una città ben vista, c'è una città che tutti lo seguono, perciò se fanno bene, fanno per loro bene, se fanno male purtroppo ricade sotto di loro. Io faccio sempre il presidente, i giocatori vanno e vengono, però perdere 5 partite in 6 partite io penso che c'è qualcosa che non va, bisogna cambiare qualcosa, ma non è, io non voglio fare né l'allenatore né niente, però io dico che la squadra non è quella dell'andata, del giro di andata. E questo è poco ma sicuro, in discussione la posizione di Colavitto? No, per niente proprio, guarda. Cioè il mister, se io con il mister ho un po' di rapporto, ho un direttore sportivo, però dico che anche lui deve anche cambiare qualcosina, perché cioè io dico, quando la corda tira e tira e tira troppo, vuol dire che qualcosa sta superando. Ecco, ma lei intende dire deve cambiare, voglio dire. Ma no, ma non voglio fare l'allenatore, guarda, io sono. No, contento, da un lato. No, ma questo è poco ma sicuro. Io non volevo farle esprimere un giudizio sull'allenatore, ma secondo lei, cioè quando lei dice deve cambiare qualcosa, a che cosa si riferisce? Ecco, per essere più chiaro. L'allenatore, io dico una cosa, l'allenatore deve anche ascoltare qualche consiglio, ma non il mio in generale, perché dico che sono 4 occhi e meno di 6 certo. E meno di 8. Però lui ha le sue idee, ogni allenatore ha le sue idee, cioè pregi e difetti come ogni persona. Lui lo vede così, va bene, il giro è andata, hanno fatto un buon giro di andata, adesso ho un po' di sfortuna, un po' di altre cose, però io penso che la sfortuna fino a un certo punto, perché dopo 5 sconfitte non è che sono la sfortuna. Io penso che anche la squadra sia un po' rilassata, e la squadra giovane purtroppo ci può stare, e bisogna riprendere il passo, anche perché vedo che su 5 sconfitte siamo terzi in classifica, sì, e quello sì, è imparabile. È vero. Cioè, capito? Le altre stanno facendo qualcosa meno di noi, ma non è che si stanno sorpassando. Allora devo dire alla squadra che c'è la possibilità di fare i play-off. Se vogliamo fare, io sono il primo a farlo, se la squadra vuole fare, però dipende anche da loro, perché in gamba uscirono loro, non io. Assolutamente, è stato molto chiaro il presidente della Vastese, Franco Bolabi. Volevo chiedere soltanto sul prossimo turno, c'è la trasferta di Castel di Lama contro il Monticelli, penultimo. Ma io penso, tutte le partite sono difficili, San Nicolò è venuto qua, ma basta, ha fatto la sua onesta partita, ha vinto la partita e siamo noi che non stiamo giocando. Se andiamo così a Monticelli è un'altra sconfitta, lo dico io. Purtroppo questa è la realtà del pallone, essere umili, concentrati, è un campionato difficile, ma dall'amatori fino alla Serie A i campionati sono tutti difficili, questo lo vuol capire.
Assolutamente, grazie, grazie al presidente grazie della Vastese voi, Franco serata, Bolami. Grazie. Grazie ancora al presidente della Vastese Franco Bolami. Abbiamo insomma analizzato il momento no della Vastese col presidente, col massimo dirigente del club aragonese, quinta sconfitta in sei gare, tanti gol subiti, e insomma un peccato perché sta un po' pregiudicando la Vastese quanto di ottimo ha fatto nel girone di andata. Domenica prossima trasferta a Castel di Lama contro il Monticelli, che è penultimo in classifica, 15 punti per la squadra marchigiana, che però deve recuperare una partita con Francavilla. Allora, stavamo dicendo dell'Aquila, l'Aquila che invece ha infilato il sesto risultato utile consecutivo ad un punto dai playoff, malgrado le vicissitudini societarie di cui abbiamo parlato con dovizia di particolari in questi mesi. Il nostro Enrico Giancardi, dopo il 4-0 sul Fabriano, vi ricordo anche il gol, doppietta di Boldrini che poi è uscito per infortunio, speriamo non si tratti di nulla di grave, Esposito e Ranelli. Il nostro Enrico Giancarli ne ha approfittato per ascoltare Gianni e Monaco, ma cominciamo da Monaco, Francesco Monaco, ex tra l'altro allenatore del Lanciano, ex giocatore anche del Lanciano, attuale tecnico del Fabriano, sentiamo. Eccoci di nuovo insieme dallo stadio Gran Sasso d'Italia con Monaco, tecnico del Fabriano. Insomma, Boldrini tra le linee credo che sia stata la chiave di lettura della partita. Cosa è successo? Sì, sicuramente, anche se c'è stato da parte nostra un approccio importante, perché avevamo preso la traversa, avevamo combattuto bene all'inizio. Dopo c'è stato questo 1-2 da parte di Boldrini che ci ha messo in ginocchio, però oggi non eravamo quelli della settimana scorsa, al di là che dovevamo fare dei movimenti per cercare di limitare un giocatore importante come Boldrini. Al di là dell'aspetto Boldrini, il vostro 4-2-3-1 era anche messo bene in campo, però quando Boldrini veniva negli spazi a prendere palla saltava un po' tutto. Perché là dovevamo, quantomeno i due mediani dovevano darsi un pochino di copertura. Poi ho cercato anche di metterci a tre in mezzo al campo per mettere il mediano davanti alla difesa per cercare di limitare, però non l'abbiamo fatto bene, al di là che poi i due mediani dovevano, come ho detto prima, darsi con un pochino di copertura, ma qualche volta anche il centrale dovevano uscire su Boldrini, non l'abbiamo fatto, e questo è stato bravo specialmente nel primo gol, ma anche nel secondo ha fatto una grande giocata, però molto demerito è nostro. Eccoci ancora Massimo dallo stadio Gran Sasso d'Italia per commentare il 4-0, doppietta di Boldrini, gol di Esposito e di Ranelli. Lo commentiamo con Maurizio Gianni, responsabile tecnico del settore giovanile dell'Aquila. Maurizio, un risultato molto importante nella corsa playoff. Sì, un risultato importante, soprattutto un'ottima prestazione come siamo soliti, soprattutto in casa, ma quest'anno diciamo, la squadra si è sempre espressa molto bene a questi livelli, è stata una vittoria bella, con un bel gioco, e questo ci fa piacere. Chiave tattica fondamentale con Boldrini tra le linee immarcabile. Ma Michele è un giocatore che sta dimostrando tutte le sue qualità, in quel ruolo esprime al meglio le proprie caratteristiche e sta facendo veramente un grandissimo campionato e sono contentissimo per lui. L'ultima, Maurizio, ti senti un po' il padre di questa squadra, l'hai costruita tu in estate? Ma sicuramente insieme al mister abbiamo intrapreso questo progetto tecnico quest'anno che sta rispondendo alle aspettative per quello che c'era stato chiesto, per cui è normale che quando facciamo così bene sono doppiamente contento. Perfetto, grazie a Maurizio Gianni. Il risultato finale, l'Aquila batte Fabriano 4-0, doppietta di Boldrini, gol di Esposito e Ranelli. Studio. Perfetto, abbiamo ascoltato Enrico Giancarli che naturalmente analizzava la partita anche con Francesco Monaco, il tecnico del Fabriano, che si lamentava del fatto che uno dei due centrali sarebbe dovuto uscire per contrastare Boldrini tra le linee, è stata un po' la chiave tattica del match, oppure uno dei due mediani abbassarsi in copertura. Non è stato fatto, Boldrini è stato il mattatore del match, due gol, poi si è infortunato, è uscito in barella, speriamo non si tratti di nulla di grave. Andiamo ad ascoltare invece l'altra faccia del derby dell'Aragona di Vasto, l'allenatore del San Nicolò, Fabio Montani. Buonasera Fabio. Buonasera Massimo. Grazie per aver accettato il nostro invito. Mi sa che tu sei proprio specialista in derby, già il secondo consecutivo che vinci. Sì, specialista è una parola grande, il merito non vorrei essere ripetitivo o banale,
va ai ragazzi, perché anche oggi hanno fatto una partita veramente di alto profilo, hanno espresso un buonissimo calcio e quindi sono contento per loro. Tra l'altro, Fabio, insomma, non era facile ripartire dopo la sconfitta interna con la Castelfidardo, che rimane comunque una delle rivelazioni di questo campionato. Cioè, anche psicologicamente, grande reazione, grande temperamento, grande orgoglio da parte della tua squadra. Sì, perché come hai detto tu, è stata una sconfitta veramente, veramente immeritata e che in settimana aveva lasciato più di qualche scoria, proprio per, appunto, per il discorso che i ragazzi hanno fatto una gran partita, meritavano assolutamente quantomeno di pareggiarla, addirittura l'hai persa. E poi sai, quando sei in questa situazione di classifica, le sconfitte pesano tanto, perché il campionato si accorcia. Certo. E ho cercato di lavorare con i ragazzi in questo senso e oggi hanno squadrato una prestazione maiuscola, hanno reagito alla grande contro una squadra molto molto forte. Molto forte, che sta attraversando un periodo di oggettiva difficoltà, quinto stop nelle ultime sei partite per la squadra di Colavito. Tra l'altro, insomma, la classifica arride ai vostri colori, e certo non è fatta, il cammino è irto di insidie, però avete agganciato il San Nicolò, ha agganciato la Jesina sconfitta a Pineto, c'è ancora tanta strada da fare, però mi sembra che i risultati, no, da quando sei arrivato tu, non è piaggeria, insomma, stanno prendendo un'altra piega. Sì, io devo dire che già ho detto più volte, arrivato la disponibilità dei ragazzi è stata totale. Le ultime tre settimane veramente stiamo alzando l'asticella come qualità di gioco, c'è un'intensità negli allenamenti ottima e quindi, come hai detto prima, la strada è molto difficile, il percorso è lungo e ci tengo a dire questa cosa perché mi fai un assist. Abbiamo vinto col Pineto tre settimane fa e non eravamo fenomeni, abbiamo perso domenica con Castelfidardo, non eravamo brocchi e non siamo fenomeni oggi. Il nostro discorso, il nostro cammino è molto molto difficoltoso, lo sappiamo, l'importante è essere mentalizzati in questo senso, perché altrimenti si farebbe uno sbaglio enorme a pensare oggi abbiamo vinto, ci prendiamo questi tre punti, ma già domenica, sabato, anzi giochiamo in anticipo con Campobasso, ci aspetta un'altra partita con una squadra fortissima. Insomma, senso della misura, sempre grande equilibrio, mi pare di capire, nei giudizi, anche perché, ripeto, insomma, il campionato è ancora lungo, però i risultati sono da parte tua e del San Nicolò, ripetiamo ancora una volta. Ah, ecco, se oggi finisse il campionato sarebbe spareggio? Guarda, io adesso... No, così, giusto per curiosità era, Guarda, su questo Massimo devi sentire più il nostro Matteo Falcone che è esperto in numeri, però penso che noi adesso oggi siamo distanti più di 8 punti dalla terza, quindi mi sembra, se non dico una stupidaggine... Hai ragione, forse. Scusa, no, faccio ammenda. Però questo perché... problema non si pone perché mancano, beh, certo. 11, quindi... Certo, ma... è sì, perché ci sono ancora. In questo momento 10 punti di vantaggio sulla penultima. Sulla terz'ultima ci sono 8 punti di vantaggio. Il Fabriano allora. Ha 17 punti, il San Nicolò 25 come la Jesina. Vabbè, ma stiamo facendo solo dei discorsi ipotetici, era solo una curiosità. Esatto. Comunque la cosa importante è che abbiate reagito alla sconfitta interna con la Castelfidardo e siete andati a prendervi la vittoria su un campo comunque molto difficile, qual è quello della Vastese. Grazie ancora, Fabio. Grazie a te, buona serata. Grazie ancora a Fabio Montani, allenatore del San Nicolò, complimenti per questa vittoria. Ricordiamo Giampaolo su rigore al 7° minuto, espulso poi Iarocci, Vastese in 10, doppietta di Moretti nel finale, la reazione della Vastese che però non è stata sufficiente a riequilibrare le sorti del match, i gol di Bittai è entrato in corso d'opera e di De Feo. Dobbiamo andare ad Avezzano San Giustese 0-0 per chiudere i collegamenti di questo terzo tempo live, appuntamento consueto, appuntamento domenicale. Non so se c'è la possibilità di interloquire col presidente dell'Avezzano Gianni Paris. Naturalmente attendo lumi dalla regia capitanata dal nostro Roberto Cherchi. Ricordiamo che nel prossimo turno ci sono... Al telefono c'è Gianni Paris, buonasera presidente. Buonasera Massimo, buonasera a voi. Non potevamo non concludere questo appuntamento con il presidente dell'Avezzano per parlare di questo 0-0 con la San Giustese, secondo pari consecutivo dopo quello ottenuto a Sulmona contro i Nero Stellati. Che momento è per l'Avezzano? È un momento di equilibrio. Manteniamo il quarto posto, oggi speravo
come un buon presidente spera, con tutti i sacrifici che si fanno, di scavalcare la Vastese. È peccato, ci siamo avvicinati ancora, ma dobbiamo tornare a correre, perché adesso stiamo camminando e nonostante questo sia il sesto risultato utile consecutivo, però troppi pareggi. Dunque Avezzano affetta da pareggite, ma non è un momento di flessione secondo il presidente Paris? No, è un momento in cui si segna poco, la difesa forse è la seconda più forte del campionato, quindi quello sta ad indicare che manca l'estro di Cerone, perché secondo me Federico è cruciale per accendere la lampadina in fase offensiva. A proposito, le condizioni fisiche di Cerone, perché è un problema al ginocchio mi pare, vero? Dovrebbe rientrare ad allenarsi con la squadra martedì. Martedì, quindi potrebbe essere a disposizione domenica? Io lo spero. Invece per quanto riguarda Di Curzio? Di Curzio pure martedì sarà disponibile, quindi dalla settimana prossima dovremmo tornare con tutti gli effettivi a disposizione. Insomma, Paris vulcanico sempre, ma non arrabbiato oggi, mi pare. Sono dispiaciuto. La rabbia è un'altra cosa, Massimo, perché quando la tua creatura, oggi abbiamo giocato per 70 minuti nella metà campo della San Giustese. Nel secondo tempo addirittura il mister Marchigiano ha cambiato tutto quello che era il reparto offensivo e ha messo 5 giocatori in difesa e 5 a centrocampo. Infatti ho visto una squadra che giocava il 5-5. Quindi, okay. Quindi ha rinunciato proprio, insomma. Sì, perché poi sanno che difendendosi riescono. Il mister Giampaolo era rimasto sul 4-4-2, ha provato negli ultimi 20 minuti a cambiare un po' le carte in tavola, ma non è riuscito ad ottenere quello che tutta la tifoseria biancoverde sperava. Pareggi, i pareggi però, presidente, muovono sempre la classifica, questo è importante. Sì, ma siamo a un punto dal terzo posto, poi oggi il Pesaro ha riaperto il campionato vincendo a Matelica. Certo. Questo a dimostrazione che l'Avezzano Calcio può giocarsele con tutti, e noi abbiamo dimostrato ampiamente di avere la squadra giusta per fare la differenza. Sono convinto che dobbiamo soltanto tornare a trovare il gol. Quindi diciamo così, l'obiettivo del presidente Paris da qui alla fine del campionato, centrare il terzo posto. Almeno il terzo posto, quindi è quello più fattibile, siamo ad un punto, adesso dobbiamo far sentire alla Vastese il fiato ancora di più, però io credo sempre che poi i risultati arrivino nei propri 90 minuti. Il calcio è fatto di questo. Ah, beh, certo. La squadra deve cominciare ad avere ancora di più la mentalità giusta per avvicinarci nei mesi di marzo e aprile, quando si deciderà poi la griglia playoff e chi vincerà il campionato, la consapevolezza di fare un certo tipo di campionato, anche perché insomma la società ha l'ambizione di provare a tornare in Serie C, però è chiaro che è la squadra adesso che deve tentare di cercare con maggiore attenzione la via del gol. Io sono intanto contento che in società sia entrato un socio con il 6% che è Luciano D'Alessandro, e quindi questo per noi è per me in particolare, dopo 8 anni, è un motivo di riconoscimento. Lavorerò tra l'altro in settimana per cercare di far entrare un altro socio, e sempre con una quota identica a quella di D'Alessandro, e quindi mi auguro che succeda anche questo ulteriore ingresso. Anche in questo caso si tratterà di un tifoso imprenditore. E vabbè, quindi possiamo dire anche di chi si tratta? No, perché devo prima
devo prima concretizzare, convincerlo, no, ma sai Massimo, nella vita quando riesci a guadagnare tanti soldi poi devi avere anche il coraggio di spenderli. È chiaro, questo è vero. Non solo per questioni di famiglia o altro. Certo, certo. Quindi in settimana potrebbe esserci questa ulteriore novità. Sì, sì, aspetto insomma questo. Perfetto. Sì, domani mi incontrerò con questo amico e speriamo che anche lui, come ha fatto Luciano D'Alessandro, possa dirmi di sì, anche perché abbiamo questa ambizione che la piazza, la Marsica, perché io quando parlo dell'Avezzano Calcio parlo della Marsica intera. Io è vero che mi sento avezzanese, ma ti garantisco che nell'ottica geografica mi sento marsicano, quindi quando parlo di me mi definisco appunto più marsicano che avezzanese, perché poi l'identità territoriale è quella che può portare la Marsica a fare un campionato professionistico. Assolutamente, poi l'unione fa la forza e soprattutto si fraziona il rischio, no? Quando si è di più. Bravissimo, hai detto quello che il Presidente non voleva dire. è vero, perché poi nella vita preferisco condividere i sacrifici con altri soci che non andare avanti da solo, perché poi alla fine si paga tutto, no? Perché la vita... No, ma poi hai già fatto tanto, ti do del tu col massimo del rispetto, hai fatto già tantissimo e continuerai a fare tanto per l'Avezzano e per l'entità marsica, giustamente come l'hai sottolineata tu. Io ti volevo chiedere l'ultima cosa, perché si avvicina nel frattempo l'Aquila, che ha a un solo punto dai playoff, a due punti dall'Avezzano, è una delle squadre più in forma dell'attuale momento. Sì, però ecco, sull'Aquila è una buona squadra. Però dal punto di vista dei playoff poi insomma spero che le cose vadano dalla nostra parte, non dalla parte dell'Aquila, perché ovviamente ci sono questioni che insomma un avezzanese, un marsicano in questo caso non dice. Io poi, come tu pensai, sono un presidente tifoso, quindi Sì, infatti era l'ultima domanda provocatoria, no, che ti ho rivolto. Sì, sì, ma per me appunto l'Aquila fa parte di uno slogan che cantiamo in maniera goliardica e sportiva, sono sportiva e molto sportiva quando si vince, e speriamo di farlo da qui alla fine del campionato. Perfetto, grazie a Gianni Paris, presidente dell'Avezzano, grazie ancora presidente. Grazie Massimo e buona domenica. Ricordiamo l'Avezzano domenica sul campo dell'Agnonese, l'Aquila, stavamo dicendo i complimenti perché insomma questa società, malgrado i tanti problemi, le tante vicissitudini, è più forte delle avversità, una squadra più forte dei problemi, delle avversità, e sono state tantissime in questi mesi. L'Aquila che ha infilato il sesto risultato utile consecutivo, oggi 4-0, vittoria rotonda, debordante contro il Fabriano. L'Aquila che accusa il ritardo di un solo punto dai playoff, il Castelfidardo ha 38 punti, l'Aquila 37, l'Avezzano ne ha 39, dunque a due lunghezze dall'Avezzano e a tre dalla Vastese. L'Aquila è una delle squadre più in forma dell'attuale momento. Chiudiamo con l'Eccellenza per vedere i risultati e la classifica velocemente, sono le 18:02, abbiamo sforato di qualche minuto per realizzare i tre collegamenti che ci eravamo prefissati, che avevamo in mente di fare, ovvero con il presidente della Vastese, Franco Bolami, naturalmente anche preoccupato di questa flessione evidente accusata dalla squadra, 5 sconfitte nelle ultime 6 partite. Abbiamo realizzato un intervento, un collegamento con Fabio Montani, allenatore del San Nicolò, che ha vinto 2 derby in trasferta nelle ultime 3 settimane a Pineto e oggi a Vasto, 3-2 il verdetto finale. E poi da ultimo, dulcis in fundo, potremmo dire così, il presidente dell'Avezzano Gianni Paris, dopo questo secondo pareggio consecutivo colto dalla sua squadra in casa contro un'ostica, dobbiamo dire un'ispida San Giustese. Allora vediamo i risultati del campionato di Eccellenza e poi chiuderemo terzo tempo live. Acque Sapone Penne 0-1, Chieti San Salvo 3-1, Cupello a Amiternina 1-0, Giulianova Miglianico 1-0, deciso Vitelli al 13° minuto, Martinsicuro Capistrello 4-2 giocata ieri, Montorio Angolana in rimonta 2-1, Paterno River
per Chieti, si è giocato a Capistrello 4-1 il verdetto finale. A San Buceto Albadriatica batte San Buceto 1-0, a Castelnuovo Spoltore batte Torrese 2-1. La classifica aggiornata dopo l'ottava giornata, dopo l'ottavo turno del girone di ritorno: Giulianova sempre in testa saldamente con 56 punti, Martinsicuro 49, Chieti 48, Paterno 47, Spoltore 42, Torrese e Capistrello 37, Alba Adriatica 36, San Buceto e Angolana 35, Acqua e Sapone 32, Penne 31, Cupello 28, Montorio 25, Amiternina 22, River Chieti 20, Miglianico 17, chiude il San Salvo di Gelsi con 15 punti. Sono le 18:04, è tutto per Terzo Tempo Live, grazie a Roberto Cherchi in regia, a voi per l'attenzione, ancora una buona domenica.